Ciao a tutti, oggi proseguiamo con il nostro lavoro e oggi dobbiamo fare i capelli. Due già ho fatto e adesso dobbiamo fare un altro. Più o meno così devono uscire questi capelli nostri. Quindi cominciamo, facciamo il nostro cerchio magico, cerchio amigurumi. Io lavorerò con cotone e uncinetto numero 1,75 per cotone. Adesso facciamo 6 maglie basse in cerchio amigurumi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho fatto, sì. Stringiamo il nostro cerchio e adesso facciamo in ogni maglia bassa un aumento, quindi dobbiamo fare 6 aumenti. Primo aumento, secondo aumento, terzo aumento, terzo aumento. Quarto aumento, è un po' difficile a fare perché è molto più piccola. Quindi quarto aumento. Quinto aumento. Vedete, già si forma un capello, già si forma la punta di nostro capello. In tutto questo lavoro, fare capelli è più difficile di tutto perché l'articolo esce fino, il filo nero, uncinetto molto fino e quindi ci stanno i problemini. Allora, dopo che abbiamo fatto questi 6 aumenti, abbiamo 12 maglie basse intorno e quindi dobbiamo fare 10 giri di 12 maglie basse. Dobbiamo fare. E quando avete fatto questi 10 giri ci vediamo. Quindi adesso fate per favore da sole questi 10 giri. Ok, abbiamo fatto i nostri 10 giri. Adesso dobbiamo fare due diminuzioni. Quindi facciamo diminuzione prima, diminuzione. Seconda diminuzione. E adesso dobbiamo fare ancora 5 giri. Io mi è rimasto 4 maglie basse e quindi dobbiamo fare 5 giri di 4 maglie basse. Comunque i capelli si possono fare con filo grande, con materiale tipo cotone o qualcosa di colore nero e possono fare questi capellini. Io mi è piaciuto fare tutto di amigurumi. Quindi proseguiamo con il nostro lavoro su capello di topo. Potete fare 5 maglie basse in cerchio amigurumi, così il capello esce ancora più fino. Probabilmente anche più bello, dipende da voi come vi piace. Io qui quasi ho fatto adesso, però dovrei fare ancora un paio di giri. Adesso vi faccio vedere come più o meno devono come esce insieme tutti insieme questi capelli perché li dobbiamo cucire
tutti insieme sulla testolina di nostro topolino. Ecco, più o meno ci siamo, quasi ci siamo. Un altro questo capello in mezzo, uscito un pochino più grosso, facevo esperimenti. Comunque abbastanza simpatico, esce quando mettiamo sulla testolina, andrà bene. Adesso farò ancora due giri, diciamo 8 maglie basse, ancora faccio e abbiamo finito con i nostri capelli. Voi dovete fare 3 capelli, dobbiamo avere, sì, uno abbiamo fatto insieme, due potete fare da soli. Quindi facciamo ancora un paio di maglie basse, poi dobbiamo fare anche diminuzione per poi poter chiudere questo lavoro. Dopodiché dobbiamo fare il naso. Dopo questo, dopo capelli che abbiamo fatto, dobbiamo fare il naso. Capelli comunque interessante come lavoro per chi piace lavorare amigurumi, interessante come un progetto. Adesso tagliamo filo e vi faccio vedere come più o meno come dobbiamo cucire poi sulla testa questi capelli. Così dobbiamo mettere uno sopra l'altro un po', poi sopra mettiamo pure orecchie e sarà così. Ecco, adesso proseguiamo con il nostro lavoro e facciamo il naso. Prendiamo il nostro filo nero, come sempre facciamo cerchio amigurumi, naso lavorerò con uncinetto 1,75, in cerchio amigurumi facciamo 6 maglie basse, sì, una, due, tre, quattro, cinque, sei. Tiriamo nostro filo, stringiamo cerchio e adesso cominceremo a fare aumenti. In ogni maglia bassa 2 maglie basse facciamo, quindi dobbiamo fare in totale 6 aumenti. Alla fine dobbiamo avere 12 maglie basse, quindi primo aumento stiamo facendo, eccolo, ci siamo quasi. Scusate, il secondo aumento. Terzo aumento, quarto aumento, il naso facciamo veloce, quinto aumento, è facile fare nasino solo come una pallina, questa nasina esce. Okay, adesso dobbiamo fare una maglia bassa, un aumento 6 volte, quindi facciamo una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento. Una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, quindi una maglia bassa, quinta, quinto aumento dobbiamo fare adesso.
una maglia bassa, sesto aumento. Ok, adesso dobbiamo fare 3 giri di 18 maglie basse. Sì. Io se mi metto un marker adesso, so per non perdersi, vabbè, quando ci sono 18 maglie basse è difficile perdersi, però siccome devo anche spiegare tutto, posso anche dimenticare dove sono stata. Quindi una, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Da qualche parte mi sono perso conto, vedete? Quindi va bene che ho messo questo marker. Adesso facciamo un altro giro. Già non ho contato dall'inizio quante maglie basse ho fatto. Comunque, se voi avete qualche voglia di fare qualche pupazzetto insieme, potete scrivere in commenti, o se avete qualche domanda, potete scrivere in commenti se c'è qualche. Io capisco che io non sono perfetta a parlare italiano, quindi tranquillamente potete correggere i miei errori. Adesso facciamo l'ultimo giro di 18 maglie basse. Dopo questo ultimo giro di 18 maglie basse, cominciamo a fare diminuzioni e chiudere questo articolo, il nasino nostro. Comunque, se voi avete colore nero di proprio acrilico, non detto che deve essere per forza di cottone. Il naso e i capelli possono essere anche di altro tipo di lana. Io non ho avuto altro, avevo questo, per questo motivo ho scelto. Quindi quando abbiamo fatto 18 maglie basse dobbiamo fare una diminuzione, una maglia bassa 6 volte. Sì, vedete già uscito così bello. Mezzo naso abbiamo fatto. Preparate un po' di cottone per fare imbottitura anche, perché dobbiamo fare nasino bello rotondo. Stringete un po' tutti i fili. E cominciamo a fare nostre diminuzioni. Io comincio con diminuzione. Sarà prima diminuzione, una maglia bassa. Una diminuzione, una maglia bassa. Una diminuzione, una maglia bassa. Una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione, una maglia bassa. Una diminuzione e una maglia bassa.
Ok, adesso dobbiamo cominciare a fare diminuzioni, 6 diminuzioni, tutto giro di diminuzioni. Qui credo che dobbiamo piano piano cominciare a mettere imbottitura dentro il nostro nasino, perché tra poco non ne sarà proprio passibile quando il cerchio si chiude di più, non entra più niente dentro. Quindi io userò le mie forbici per aiutarmi un pochino. Ci sono diversi tipi di questo cotone per fare imbottitura. Ci stanno questi buoni che entrano subito, ma ci stanno anche quelli che scivolano. E ti devi perdere tanto tempo per fare questo lavoro. Quindi qui dobbiamo fare quarta diminuzione, una maglia bassa. Adesso terza diminuzione, quinta diminuzione. Dobbiamo mettere ancora un po' di più nostra imbottitura, perché troppo morbido il nasino, deve avere forma giusta, però non deve essere troppo riempito, perché altrimenti si vede cotone dal fuori di naso. Adesso ancora un po' e cominciamo a chiudere il nostro lavoro. Adesso mettiamo ancora un po' di più di cotone dentro. Voglio naso bello rotondo. È molto scivoloso questo cotone che ho io. Però purtroppo io compro online e non puoi toccare online com'è questo cottone, scivoloso o meno. Adesso finisco io a fare questa imbottitura, chiudiamo il nostro naso e cominciamo a lavorare con occhi di nostro topo. Quindi dobbiamo chiudere con altre diminuzioni. Faccio ancora diminuzione. Mi sa che ho messo un po' troppo imbottitura, però va bene. Adesso io chiuderò per bene tutto, e non si vedrà più niente. Ancora dobbiamo fare in modo che l'imbottitura si vada a tutti i lati, è uguale. Adesso ce l'ho io tutta qui alla fine. Tagliamo il nostro filo, prendiamo ago di plastica grande e finisco io chiusura di questo lavoretto con ago, così. Ecco, io metto in ogni maglia bassa, sto mettendo ago e stringo. Rimasto filo anche per cucire il nostro naso. Adesso dobbiamo fare parte alta di nostro topo. Facciamo cerchio amigurumi, 6 maglie dentro cerchio amigurumi, 12 maglie, poi una maglia un aumento 6 volte, 2 maglie un aumento 6 volte, 3
male un aumento a sue volte, e dopo quattro giri finiamo il nostro lavoretto. Lavorerò con uncinetto numero 3 e con lana, già quella in gomitoli 50 grammi per 133 metri. Volevo dire che orecchie dobbiamo fare uguale come abbiamo fatto nostra testa. Quindi andate sul video, vi lascio il link sotto questo video e vedete come fare orecchie. Finiamo nostre orecchie sul giro, una maglia bassa, un aumento 6 volte. E tagliate per favore filo abbastanza per poi cucire orecchie. Adesso facciamo un cerchio amigurumi, cerchio magico, come volete. Facciamo 6 maglie basse dentro cerchio magico. Una, due, tre, quattro, cinque, 6. Stringiamo il nostro cerchio e adesso dobbiamo fare 6 aumenti in ogni maglia bassa, 2 maglie basse. Primo aumento, secondo aumento, terzo aumento, quarto aumento, quinto aumento, sesto aumento. Adesso abbiamo 12 maglie basse. Prossimo giro facciamo 2 maglie basse, un aumento 6 volte. No, una maglia bassa, un aumento 6 volte, scusate. Alla fine dobbiamo avere 18 maglie basse. Quindi qui maglia bassa, quarto aumento, maglia bassa, quinto aumento, maglia bassa, sesto aumento. Adesso facciamo 2 maglie basse, un aumento 6 volte. 1, 2, un aumento, primo aumento. 1, 2, secondo aumento. 1, 2, terzo aumento, 1, 2, quarto aumento, 1, 2, quinto aumento, 1, 2, e sesto aumento. Adesso dobbiamo fare 3 maglie basse, un aumento 6 volte. Quindi facciamo 1, 2, 3, primo aumento. 1, 2, 3, secondo aumento, 1, 2, 3, terzo aumento. 1, 2,
quarto aumento, 1. Due, tre, quinto aumento, uno, due, tre, sesto aumento. Adesso dobbiamo fare 4 giri di 30 maglie basse. Potete mettere marker come io. E dobbiamo fare in un giro, abbiamo 30 maglie basse. Dovete fare 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, quando finite lavoro dovete lasciare abbastanza filo per tagliare, per cucire dopo articolo. Adesso io questo giro ho fatto con voi, i prossimi 3 giri dovete fare da soli. Noi ci vediamo in prossimo video. Buon proseguimento.